cartello per il girone A della Golden League, apertura 2015 di calcio a 7. Da una parte la capolista Barcola, punteggio pieno, dall'altra Bulla Sport Corpus Domini, piena lotta per la zona playoff. Allora un rapido sguardo anche alle formazioni ufficiali, partendo da Barcola che scende in campo con Arancati, Spenta, Raggi, Lambri, Lucchini, Contardi e Viola, a disposizione vari Andrea Fogliazza, Michele Fogliazza, Pagani e Tanzini, allenatore Calatro. Risponde invece Bulla Sport Corpus Domini con Dalla Valle tre palle, quindi Gandolfi, Zito, Marra, Rapisarda, Salamoni, Anelli, a disposizione Garilli, Pollini, Maini, Lanfranchi, Sarpendoti, Puglielli, Filios, allenatore Pollini. Il primo corner cambia gli equilibri di questa partita, palla respinta dalla difesa, ricacciata al centro, poi gran controllo di Lambri, pallone sul destro, conclusione da incorniciare, bellissima, che regala il vantaggio a Barcollo. Subito 1-0, ma non è finita qui, Canarini ci credono e trovano la seconda rete in pochissimi minuti con Viola che sintetizza con questo diagonale un inizio fantastico di match. Bulla Sport non pervenuta nella prima frazione, ancora Lambri dalla lunghissima distanza, mette in difficoltà la porta avversaria, ma Della Valle c'è. L'unica opportunità di questo primo tempo sui piedi di Zito, bello il suo traversone tagliato sul quale per una questione di millimetri non ci arriva l'attaccante. Si passa così alla ripresa, Bulla Sport che sembra essere ritornato in campo con un piglio diverso, lo dimostra questo calcio di punizione che impegna Arancati, poi però sul capovolgimento di fronte, enorme occasione sulla testa di Lucchini che la spara alta. Ma al 18° la gara si riapre, Puglielli fino in fondo col sinistro, dove non può arrivarci Arancati, ancora speranza, ancora un credo da portare avanti sino alla fine, che però non basterà per cambiare le sorti del match. Barcollo continua la sua corsa a testa bassa, senza ostacoli, finisce 2-1.